sta guardando, te lo dico. Ok, te lo posso dire. Praticamente, ti ricordi quella diretta dove io entrai? Dici solo sì o no. Io entrai in questa diretta. Cioè, entrai proprio io persona, come persona. Ok, mi ha contattato. Vuole scendere, ah? Vuole scendere, vuole che io scendo. Io posso pure svenire qua a terra. Cioè, nel senso che mi viene troppo da ridere. Immagina me sotto al braccetto. Amo, mi dai il tuo gloss. Amo, vuoi mettere un po' di gloss? Ora ti immagini? Credimi, mi arrestano. Mi devono solo arrestare e tu mi devi bloccare. Comunque. Immagina questa scena di me che scendo. No, ma mi devono arrestare veramente. Se mi vedi fare una cosa del genere, bloccami. Niente, che devo fare? Illumina di meno. Wow. Quello secondo me usa il migliore illuminante di Napoli perché non si spiega. Brilla. Comunque mi ha contattato, mo, non lo so. Dopo devo sentire perché non ho sentito ancora. In ogni caso tieniti pronta perché mi devo fare le risate di più. Antonio, molto fine, apprezzato questo complimento anche se un po' più elaborato. Scherzo, eh? Stasera dove vai? Da nessuna parte. Infatti, mo, tra poco stacco, vado a fare due inciuci e poi mi metto a vedere un film. Un pennello per applicare la terra. Guarda che io uso questo per fare tutto. Questo è di Zoeva. Si è cancellato il numero, si è cancellato tutto, però questo. Faccio tutto. Un altro po' mi lavo pure la faccia con questo pennello. Lo lavo tutti i giorni, però. Silvia cerca un 28 in su. E pure sui 26 mi sta bene. Come si esagera? Allora, prima dici questa cosa e poi mi vuoi. Siamo pure. Fatto ricordare un'altra cosa. Un'altra cosa che ti devo dire, tra l'altro. Ma boh, comunque, ma perché me le ricordo sempre in live queste cose io? No, 18, no, che devo fare 18? La babysitter. No, no, fatemi stare tranquilla. Perché non scendiamo? Ma dove vado? Ma fa che? Ma dove? Lo so. Lo so, lo so. Anche io mi odio quando ti dico questa cosa. La prossima volta con un altro telefono. Comunque sei molto contraddittoria. Cercavo uomo dai 28 in su e poi mi vuole presentare il fratello. Ma in che senso? Sei proprio monella, te lo giuro. Grazie, amore. Ma solo per darti come. Ma che vuol dire? Che ci pensiamo? L'obblighi. L'obblighi. Sì. Ho quasi finito però. Ma facciamo una bella cosa. Mo salto in aria. Oh! Vabbè, la stessa cosa. Sì, amo. Sì. Ma ho quasi finito. Ma non perché ce l'avevo storti. Sempre per le mie fissazioni. Per le mie fissazioni che io prendo come il viso. Sono tutte fisse che io prendo. Lo sapete mo che faccio? Mo contatto un bel chirurgo. Lo faccio proprio capo. E leviamo tutto da mezzo. Anche se in ogni caso io voglio mettere le faccette perché mi piacciono da morire. Quindi con tutto che mi sto mettendo gli allineatori, ma giusto per una cosa per allineare, ma comunque metterò le faccette perché mi piacciono. Le amo. Fai finta che fai la cartona. Amo. Io una volta stato zitta, una volta facetta una cosa del genere. Mi inventai. No, vabbè, non lo posso dire qua. Però
Però una volta feci una cosa del genere, qua sopra veramente mi donavano, stato zitto, capito? Veramente feci una stronzata, vabbè, tanti anni fa, voglio dire. Donate una rosa, lei vi legge il futuro, comunque tu sei una passa guai di prima categoria, Marò. E che ce tiene. Ma quello solo io sono il tuo spasso, perché tu lo sai bene che io lo faccio. Sei folle, quale chirurgo alla sorella? No, amo. Troppo bella. Dai, entra anche tu nella live. Ma che ne so, ma secondo me questa mo si va a preparare. Mo vuole rompere le scatole a me qua sotto. Vuole pariare e poi bella bella se ne va a prepararsi. Che vi pensate voi? Che Dalila è quella che vedete? Quella è una pazza. Amo, tu oltre Celeste sei l'unica donna che sento in un giorno. Amo, perché i nostri inciuci sono forti, sono potenti. Il futuro te lo crei da sola, non c'è nulla da indovinare. Non è vero, perché io lo indovino. Io indovino tante cose, ma mai con cose che riguardano me, però. Marò, sei proprio bugiarda, perché sei tu che non mi hai risposto. Marona, mi vedete che questo è passaguai? Madonna, mi voglio, prendetevela per piacere. Ma come ti sopporta Stefano? Fate una statua a Stefano per cortesia. Come ti sopporta quest'uomo? Che inciucio che fa, ve lo giuro. Quella lei non mi ha risposto più. Proprio passa guai. Una statua d'oro a Stefano. Punto. Già ti vedo a te che inizi qualche discussione. No, Stefano, ma hai iniziato tu. Bugia, perché hai iniziato tu? Madonna mia. No, ma questo è mondo al manicomio. Sì, Vincenzo. A me niente è stato d'oro, Tommaso. A te. Ci siamo quasi. Vedi come ti prendono sul serio, Dalila. Sei bella in tutte le salse. In che senso? Posso dirti che sono delle ragazze. Grazie, però ti invito a guardare meglio, perché non è vero. Però grazie. La dog sitter, ovvero però. Subisco i cani e le cagne. È vero, mi sei piaciuta. Parlato troppo. Forse. Ah, e no, non l'avevo capita questa cosa. L'uovo. A proposito di uovo. Dalila, ma tu te lo mangi l'uovo di Pasqua? Questo era il dubbio che mi affliggeva, perché calcola che io non mangio Nutella, non mangio salame, non mangio niente. Sempre per paura che mi escono i brufoli. Ma tu te lo mangi l'uovo? Ma dice no, aspe. No, ma dice sì, dice no. So mangio o non so mangio, che sto 3 ore per rispondere, dai. Solo fondente. Ma perché ti piace solo fondente o perché lo mangi? Cioè, nel senso. Il mio dermatologo dice mangia tutto. E a me no. Ma perché io sono soggetta, no? Per. Quindi come la vorremmo una mozzarella? Ah, ok. A me piace il cioccolato bianco. Oh no, ma la puoi mangiare? Sì. Ma è una mossa, ce lo so. Se fai iso puoi mangiare tutto. Ieri ho preso l'ultima pillola. Però la visita c'è la settimana prossima. Quindi vedremo questi giorni senza pillola come sto. Penso che non cambia un cavolo perché ormai ce l'ho integrata. Quindi penso che non cambia niente, giusto?